Il trasporto pubblico leccese va rivoluzionato. Luigi Melica, candidato sindaco del Terzo Polo, boccia l'operato dell'amministrazione Perrone e dalla fermata dell'autobus di via 25 luglio disegna un piano della mobilità alternativo che parte dal referendum consultivo sulla chiusura del centro storico della città. Un aspetto fondamentale legato alla questione filobus che per Melica non va smantellato, tenuto conto dei soldi spesi per realizzarlo. Si deve decidere, come prevedeva la delibera di allora, se chiudere o meno il centro storico. E questa è la vera questione, perché il filobus implica, come sapete, più salute, ma più salute ovviamente se le macchine, le autovetture non circolano nel centro storico, e questo non è stato ancora chiarito. L'idea mia è, alla fin fine, se vogliamo reindirizzarlo verso altre linee, no, ovviamente immaginare forse, perché no, un referendum senza spendere troppi soldi, cioè usando le nuove tecnologie, chiedendo ai cittadini se chiudere o meno il centro storico. Ma i cittadini devono sapere che se decidono di non chiudere il centro storico è ovvio che ci saranno delle spese ulteriori per reindirizzare il filobus verso altre direzioni. Quello concepito dal Terzo Polo è un trasporto a misura di disabile, contro le barriere architettoniche e a favore degli aiuti sensoriali a bordo dei bus e accanto alle pensiline. Punti per cui si batte da tempo responsabile dei disabili visivi del Codacons Luigi Pranzo, che provocatoriamente propone un tour per le vie di Lecce alla presenza di sindaci e candidati portatori di handicap. Contemporaneamente in Via del Mare, nel comitato elettorale di Paolo Perrone, i giovani sostenitori del primo cittadino hanno presentato i 5 obiettivi da inserire ufficialmente nel programma elettorale del sindaco. Si parte da università e scuola attraverso iniziative che possano incentivare gli studenti a restare a Lecce. Il secondo punto riguarda l'ambiente, la raccolta differenziata, più contenitori in città e più punti verdi per la raccolta. E ancora lo sport legato al sociale e alla solidarietà, internet con la creazione di uno spazio digitale e un confronto con i cittadini sul portale del comune, infine la carta Under 30 che prevede una serie di convenzioni e benefici per i trasporti e il cinema. Io ho avuto la fortuna di avere intorno a me un gruppo di ragazzi molto folto che mi ha dato una mano nella stesura del programma, segnalandomi delle proposte che hanno trovato poi casa nel programma più ampio col quale ci stiamo presentando ai nostri elettori. Difesa dell'articolo 18, salario sociale e stabilizzazione dei lavoratori precari sono invece i punti per i quali si batterà la lista di Alternativa Comunista, che scende in campo per le amministrative leccesi con il candidato sindaco Andrea Valerini. Perrone e Capone, gli alfieri di Fitto e Vendola, dice Valerini. Gli altri candidati, semplice contorno. Le scelte saranno sempre le stesse, come succede a livello nazionale. Noi, invece, siamo il partito di chi davvero subisce la crisi. La nostra è una lista di signor nessuno, non ci sono professionisti della politica e speriamo che sia colta anche questa alternativa di classe sociale, cioè fra chi la politica la fa per professione e chi invece subisce le scelte dei politici. È ora di dire basta a questo tipo di politica.